Bitcoin ha attratto moltissimi nuovi investitori negli ultimi anni, che sono rimasti scottati pensando di diventare ricchi velocemente, e invece hanno solo perso soldi. La maggior parte di queste persone ha solo seguito la narrativa di Bitcoin, il nuovo oro digitale. Sono solo 21 milioni, non ce ne saranno per tutti. Il prezzo continuerà a salire, ma è importante conoscere a fondo come funziona il ciclo del suo prezzo, e conoscere i momenti in cui è sottovalutato e sopravvalutato. E per fortuna sei capitato in questo video. Io sono Michael Pino, crypto trader e investitore. Oggi imparerai a conoscere i migliori momenti per acquistare Bitcoin e sì, anche quando vendere. Osserveremo tre strumenti essenziali e buon per noi, sono tutti gratuiti. Iniziamo dalla regressione logaritmica, conosciuta anche come Rainbow Chart o grafico arcobaleno. Ogni banda che vedi ha un colore e un significato. Più siamo nelle zone basse del grafico, più sarà un buon momento per acquistare Bitcoin. Più ci avviciniamo ai colori caldi o alti, più sarà un buon momento per vendere. Diverse persone però non amano questo grafico perché lo reputano non sensato. Infatti in passato esisteva anche un'altra versione, la banda viola che si chiamava Bitcoin è morto. Beh, sarebbero i prezzi attuali. Quindi troviamo online diversi meme in cui si dice Bitcoin è sceso sotto l'ultima banda del Rainbow Chart, aggiungiamo un'altra banda. Quello sarà il nuovo minimo. Quindi potrebbe avere poco senso come grafico a livello di analisi, però te l'ho voluto comunque mostrare. E passiamo a dati on-chain che sono molto utili per identificare punti di massimo e minimo per quanto riguarda Bitcoin. Profitto e perdita netti non realizzati, conosciuto come NUPL. Sono la differenza tra capitalizzazione di mercato e capitalizzazione realizzata, divisa la capitalizzazione di mercato. Questo dato può essere interpretato come il rapporto tra gli investitori che sono in profitto. Valori superiori a zero indicano che gli investitori sono in profitto e una tendenza al rialzo del valore significa che un numero maggiore di investitori è in profitto o sta iniziando ad essere in profitto. Questa fase indica un maggior motivo per prendere profitti e quindi porta più pressione di vendita. Ho mostrato questo dato nel mio primo corso Crypto Investor e mi ha permesso di acquistare Bitcoin ai minimi di questo ciclo di mercato. Perché? Quando il valore è sotto lo zero significa che più Bitcoin o più investitori sono in perdita rispetto agli investitori in profitto. Oltre a questo, quando NUPL si avvicina a meno 0,2 è spesso indicato come il prezzo minimo del mercato, o questa è la fascia di prezzo minima, o almeno storicamente è stato il miglior momento per comprare Bitcoin. Io in tutta la fase in cui NUPL era blu, quindi negativo, ho acquistato ogni giorno Bitcoin e l'ho detto già nella mia community privata e l'ho mostrato anche qui su YouTube. Tra l'altro c'è la community privata gratuita con il link in descrizione. Puoi vedere i miei investimenti, i miei trade e chattare con altri crypto trader e investitori. Ti ho parlato del mio piano di accumulo anche in questo video che ti lascio in descrizione. Rimanendo però su NUPL, quando questo dato si avvicina a 0,7 può indicare il momento di massimo del mercato e quindi forse è il caso di portare a casa i profitti. Quindi in quella fase di mercato sicuramente non andrai a comprare Bitcoin pensando di diventare ricco domani, Bitcoin to the moon. Sai che questo dato ti indica siamo in una zona di massimo. Attenzione, è il momento di vendere e venderai. Una volta che hai portato a casa i profitti sicuramente rimani paziente, calmo e aspetti il prossimo ciclo in cui NUPL si avvicina sotto lo zero o a meno 0,2 per acquistare ancora nella zona di minimo. È veramente molto semplice. Quindi solo per quello che ti ho detto mi merito un bel like e iscriviti al canale per non perderti altri video del genere. Clicca il tasto like per aiutare il video con l'algoritmo e aiutare un'altra persona a scoprire questo video e a guadagnare nel prossimo ciclo di Bitcoin. Ma non finisce qui, Michael ha per voi un altro dato on chain molto interessante. Si tratta di MVRV. Il rapporto tra il valore di mercato di Bitcoin e il suo valore di realizzo indica se il prezzo è sopravvalutato o sottovalutato. Storicamente i valori superiori a 3,7 indicano i massimi di mercato, mentre i valori sotto a 1 indicano i minimi di mercato. Possiamo tranquillamente interpretarlo così, dato che abbiamo i colori verde e rosso. Nella zona verde acquistiamo, è un prezzo sottovalutato per Bitcoin, nella zona rossa vendiamo, è un prezzo sopravvalutato per Bitcoin. E possiamo associare questi tre grafici che ti ho mostrato per prendere decisioni più informate. Potremmo sicuramente trovare delle similitudini in NUPL e MVRV, ma associarlo al Rainbow Chart può sicuramente farci capire in che fase del mercato siamo. Spesso avrai visto questo grafico nel video e ho già parlato dei cicli di mercato sul canale. Infatti possiamo considerare Bitcoin con un ciclo completo di 4 anni in cui il 30% del tempo il prezzo scende e il 70% del tempo il prezzo sale. Significa che abbiamo meno di 3 anni di mercato
mercato rialzista e poco più di un anno di mercato ribassista. Solitamente il minimo di mercato in questa teoria lo possiamo trovare in un periodo di tempo che va da novembre a gennaio. Calcola che potrebbero esserci delle settimane di errore, per questo ci diamo un margine più ampio. Storicamente nei tre cicli precedenti di Bitcoin abbiamo visto dal massimo al minimo 58 settimane, 51 settimane, 53 settimane. Per quanto riguarda il mercato rialzista, invece abbiamo in media dal minimo al massimo 151 settimane. Ci possiamo aspettare il massimo di mercato da ottobre a dicembre. Ma perché ho voluto spiegarti i cicli di mercato in questo video? Perché è fondamentale capire il miglior momento per comprare o vendere. Se ad esempio NUPL ci dà un dato a 0,7 che ci dice: ehi, sei al massimo, dovresti vendere. Ma tu sai che al massimo di Bitcoin potenzialmente mancano ancora 5 mesi. Certo, è un buon momento per vendere, però sai che il mercato rialzista non è finito e quindi potremmo vedere nuovi massimi. Quindi, se da 0,7 Bitcoin poi inizia a crollare per 1-2 mesi, tu puoi valutare di acquistare nuovamente, per poi vendere nel periodo di fine mercato rialzista, anche se NUPL non è arrivato a 0,7, magari è comunque altissimo 0,6-0,5. Questo è successo anche nel ciclo precedente. Abbiamo avuto tre picchi diversi di NUPL a 0,7 nel primo rally di Bitcoin e potevamo portare a casa profitti, perché il prezzo è passato da $60,000 a $30,000. Poi acquistare nuovamente e cavalcare l'altra ondata che ci ha portato verso i $70,000. In questo caso tu ottimizzi al meglio il tuo investimento. La stessa cosa ovviamente vale nel ribasso. Se ci aspettiamo il minimo verso novembre e gennaio e i nostri dati ci danno un territorio di sottovalutato, magari ad agosto o settembre, certo possiamo iniziare ad acquistare, come ho fatto io con un piano di accumulo giornaliero, o magari puoi farlo settimanale per mediare i prezzi nei minimi. Però se c'è un altro crollo importante nel periodo di ribasso, è lì che magari entri con più capitale. Ma a livello di cicli, dove ci troviamo adesso? Su questo grafico vedi quattro colori diversi e ogni anno rappresenta una fase. Rosso, l'anno del nuovo massimo storico. Arancione, l'anno del mercato ribassista. Verde, l'anno di accumulazione. E blu, l'anno di preparazione al mercato rialzista. Siamo alla fine del 2023, che è l'anno verde, quindi di accumulazione. Nel 2024, di conseguenza, ci aspettiamo l'anno di preparazione e nel 2025 l'anno del nuovo massimo storico, che secondo le stime dovrebbe avvenire verso la fine del 2025. Oltre a questo, nella fase in cui ci troviamo, da settembre circa dell'anno verde a marzo dell'anno blu, potremmo assistere a un nuovo minimo di Bitcoin, che potrebbe essere un minimo superiore al precedente, un minimo uguale al precedente o addirittura inferiore. Questo non lo possiamo sapere. Sicuramente se dovessimo assistere a un minimo importante in questo periodo, da settembre a marzo, sarebbe il nuovo miglior momento per acquistare Bitcoin. Quindi osserva attentamente anche i dati che ti ho spiegato oggi, così puoi valutare se c'è una zona di minimo importante in questo periodo di tempo. Tutti i grafici te li ho lasciati in descrizione e sono gratuiti. Io, dato che ovviamente non so cosa succederà e se succederà, ho iniziato a comprare Bitcoin ogni giorno per prepararmi. Poi se c'è un minimo importante, investo di più. Ho quindi creato un piano d'accumulo quotidiano, te l'ho mostrato anche in questo video, nel perché sto acquistando Bitcoin adesso. Sono sicuro che questo video ti è stato molto utile per capire i migliori momenti in cui comprare Bitcoin. Se così è stato, ti chiedo un mi piace e iscriviti se ancora non l'hai fatto, per non perderti altri video del genere. Io sono Michael Pino, crypto trader e investitore, in descrizione c'è la community privata gratuita. Se ti va di venirmi a trovare, anche solo per fare due chiacchiere, mi fa piacere. Grazie per essere stato con me oggi, come al solito, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! I get it.